Con questa lettura che Swami Kriyananda sta dando l'enfasi alla nostra sintonia e quello che ci rende più capace di ricevere ciò che Dio vuole darci. In un libro che racconta di Swami Kriyananda come noi lo abbiamo conosciuto, c'è un racconto di quando Swamiji stava dando un satsang, stava parlando con un gruppo di persone e cominciava nel contesto di ciò che diceva di parlare di uno dei suoi gurubai, uno che era un confratello, discepolo di Yogananda anni fa, e cominciava a parlare in modo un po' critico, negativo di questo discepolo. E poi pausa e c'era un silenzio. E Swamiji, Swami Kriyananda, stava un po' così come se ascoltasse. E poi diceva: sento che il mio maestro non è contento di ciò che sto dicendo di questo discepolo. Voglio eliminare ciò che ho detto. E poi cominciava a parlare e continuare a parlare di questo discepolo, parlando di tutte le sue qualità buone, che c'erano tante. È interessante che davanti a un gruppo come questo, Swamiji stava ascoltando il maestro, stava sintonizzandosi col maestro per capire quello che era giusto fare, non giusto fare, per poter ricevere ciò che il maestro voleva dirlo, darlo in quel momento. E non era per niente troppo orgoglioso di chiedere scusa e dire che il maestro non è contento con me per questo fatto. Questo aspetto della ricettività, ci sono tanti modi in cui può essere bloccato, perché in questa frase a tutti coloro che ricevarono ha dato il potere di divenire figli di Dio. Questo è l'aspetto chiave, no? Come rimaniamo ricettivi, come possiamo ricevere. E l'orgoglio è una di quelle cose, no? Se non siamo umili, abbastanza aperti per sapere che possiamo fare errori, che possiamo sbagliare, non possiamo sentire quando Dio sta cercando di darci qualcosa per la nostra crescita. Un'altra amica nostra, amo usare questa storia perché è così vero per tutti noi, stava lottando con una decisione che doveva fare per la sua vita e non capiva che cosa doveva fare. Chiedevo a Dio: cosa devo fare, cosa devo fare? Alla fine, perché era segretaria di Swami Kriyananda, ha avuto l'opportunità di chiedere a Swamiji o di dire a Swamiji: è così difficile comprendere la volontà di Dio. E Swamiji ha risposto con 3 parole: non lo è. E lei non capiva, ma sapeva che Swamiji non avrebbe detto questo se non era vero. Allora, andando a casa, si è chiesto: allora, se Swamiji dice che non è difficile, ma è difficile per me, cosa sto facendo che non mi fa arrivare questa guida, questa risposta? E continuava a meditare e fare quella domanda: che cosa sto facendo di sbagliato? E alla fine è arrivata la risposta, era che lei ha capito che aveva paura di sapere la risposta, perché sapeva se le
aveva da Dio chiaramente ciò che doveva fare, che doveva agire, doveva farlo, e aveva paura che potesse chiederla di fare qualcosa che non voleva fare. E quanto spesso noi possiamo bloccare quello che Dio sta cercando di comunicare, di darci, con la nostra paura di cosa vuol dire se lo sentiamo, se lo riceviamo. La paura di non poter farlo. E questa amica nostra dice che adesso la domanda che lei fa sempre quando ha questa difficoltà è: di che cosa hai paura? No? Cerca di essere molto onesta con se stessa e di fare quella domanda. Proprio in questi giorni, non posso dire che festeggiamo l'anniversario, ma è l'anniversario di un momento di tanta prova per la nostra comunità. Quando sono arrivate le forze della polizia di tutto lo Stato dell'Italia, in 80 agenti, con cani per le droghe, con un elicottero che era pronto se scappasse qualcuno. Ma una cosa per noi completamente incomprensibile è successo. Interessantemente, la persona che ha creato l'attacco, diciamo, che ha fatto la denuncia, tre giorni fa è morto, e ieri abbiamo fatto quello che facciamo per le anime che partono, cerimonia di ascensione astrale. E questo io ho visto, questo era sette anni fa, era la nostra opportunità, come io ho sentito subito, per due cose. Uno era di perdonare, no? di poter veramente lasciare andare ogni cosa che potrebbe essere rimasta di rancore, di quello che si può sentire dopo una situazione del genere. E la seconda parte era l'importanza di poter aiutare quell'anima di arrivare alla luce, no? Di poter anche lui liberarsi da ogni cosa che potrebbe rimanere, che l'ha dato motivazione per fare questa cosa. E queste sono due cose che sono uscite fuori ieri. Poi Helmut ha detto: per me è importante ricordarlo come era all'inizio, che è arrivato come un'anima che cercava sinceramente Dio e che vuole ancora tornare a Dio. E questo è ciò che voglio tenere di ricordo di lui. E poi Oliver ha fatto un punto molto importante, che in tutti questi sette anni da quando è successo questa cosa, sia Ananda, siano le persone individuali, individui di Ananda, hanno cresciuto tanto. E questa grande prova di dover difenderci e dire ciò che veramente siamo, che ha avuto successo. È importante dire che alla fine il giudice ha detto che non c'era e non c'è nessuna prova, nessuna cosa che sostiene queste accuse. E
Oliver ha detto, io vedo che in questi sette anni che noi abbiamo cresciuto in modo che è probabile non avremmo fatto senza questa situazione. E so che individualmente ognuno di noi ha cresciuto in forza interiore, nel poter stare forte in ciò che noi viviamo, in ciò che crediamo, e che questo forse non sarebbe successo nello stesso modo, con la stessa espansione, se non fosse successo. E che infatti questa grande prova è diventata una delle benedizioni più grandi per Ananda e per noi personalmente. E così abbiamo potuto ricevere tutto ciò che Dio voleva darci attraverso quell'esperienza. E lo abbiamo abbracciato, accettato, e siamo andati avanti con più forza, con più direzione giusta per la nostra comunità e per questa opera di Yogananda in Italia e in Europa. Poter ricevere non vuol dire solo ricevere quello che vogliamo avere da Dio. Vuol dire anche poter ricevere ciò che è difficile, no? La guida, la disciplina, ciò che ci aiuterà ad arrivare dove vogliamo. A chi lo riceve, viene dato il potere di divenire figli di Dio. E questa esperienza è stata un'esperienza per tutta la famiglia spirituale di Ananda, non solo chi abita qui, ma da tutte le parti d'Italia, dell'Europa, anche dall'America, dall'India, in tutto il mondo è arrivato il sostegno, le persone che hanno parlato di ciò che Ananda gli dà ogni giorno come canale per gli insegnamenti del maestro, per questo sentiero di Kriya Yoga. E allora la domanda per noi è: come possiamo aprirci per poter ricevere, no? In ogni situazione, quanto siamo capaci di ricevere. È importante capire che la ricettività non è passiva, è una cosa in cui dobbiamo essere attivi, no? Dobbiamo fare come il canto che abbiamo fatto stamattina, porta del mio cuore tengo aperto io per te, notte e dì, io ti cerco notte e dì. Questa è una attività di tenerci aperti e di cercare con risoluzione, con devozione, di cercare ciò che Dio sta cercando di offrirci, di dirci, di darci. Perché altrimenti possiamo rimanere troppo passivi e non essere svegli, attenti, quando arriva ciò che Dio vuole e noi non siamo pronti. Per questo desto e pronto all'inizio del nostro servizio domenicale. Vogliamo essere desti e pronti per ricevere anche oggi in questa cerimonia della luce. È come una barca a vela, che qualcuno che non sa che cos'è compra e va dove c'è la barca, entra, si siede là e aspetta che la barca va, e niente succede.
E qualcuno arriva e dice: cosa stai facendo? No? Voglio andare nella mia nuova barca a vela, ma non sai che devi slegare il cordo che tiene la barca al... No? Devi rimuoverlo. Ah, ok, rimuove, si siede, aspetta. E la barca si muove un po', ma non va da nessuna parte. Qualcun altro arriva: cosa fai? Sto aspettando che la barca va. E dici: ma questa è una barca a vela, dove devi alzare le veli, se no non va da nessuna parte. E alza le vele e comincia a muoversi un po', ma non è ancora così, non ha capito, no? Che il vento c'è, e questa è la grazia, ciò che Dio vuole darci c'è, ma se le vele non sono nella situazione, nella posizione giusta per captare, ricevere, captare il vento, non va da nessuna parte. E spesso noi siamo così, non andiamo da nessuna parte perché non abbiamo capito che dobbiamo noi agire, dobbiamo alzare le vele, dobbiamo poter muovere le vele per poter ricevere il vento nel modo che fa partire la barca, e finalmente parte. Allora la nostra attività, come possiamo avere più di questa consapevolezza, di questa ricettività? Cosa possiamo fare noi? C'è qualcuno che fa lavoro è sempre al telefono, no? In un ufficio dove tante persone telefonano, e per tenere la sua consapevolezza di Dio, ogni volta che suona il telefono sta per rispondere e dice: Dio, sei tu? E poi risponde: pronto? In questo modo lei si tiene pronto a ricevere da Dio in quella situazione. Cosa vuole questa persona? Questa è una mia opportunità di poter servire. Dio mi sta dando questa opportunità. Quando abbiamo ascoltato questa lettura del lavoro, è molto importante capire che non vogliamo fare il lavoro come qualsiasi cosa che facciamo senza consapevolezza, senza voglia di essere attivo in ciò che facciamo. Se facciamo così, siamo 8 ore, a volte anche di più, in un'attività che per la nostra vita spirituale non ci dà niente, ma non perché non può dare, è perché non siamo in quella coscienza, quello stato di consapevolezza, di cercare anche nel lavoro che faccio ciò che Dio sta cercando di darmi, ciò che io posso ricevere della mia coscienza più alta, della coscienza di Dio, del cuore di Dio dentro di me. Facciamo del nostro lavoro un servizio, una opportunità per ricevere da Dio ciò che vuole darci in ogni momento della nostra vita. Come diceva in questa affermazione o in questa lettura, se lavoriamo nel modo giusto, saremo nel momento, qui ed ora, no? Non lavoriamo solo perché alla fine del mese riceviamo i soldi. Questo è vivere per un momento nel futuro. Viviamo in questo momento del nostro lavoro, di ciò che ci dà in questo momento, non solo alla fine, quando riceviamo il pagamento per ciò che facciamo. Cerchiamo di fare il nostro lavoro essendo in questo momento ricettivi per l'opportunità che Dio ci sta dando.
Perché quando siamo nel momento, è nel momento che possiamo percepire Dio. Quando siamo nel momento possiamo ricevere. Non se siamo qui e invece la nostra mente o la nostra azione è per quello che arriverà nel futuro, non riceviamo ciò che sta cercando di arrivare in questo momento. Una delle cose più importanti che possiamo fare per essere ricettivi è di essere in contatto con quella parte di noi che è Dio in noi, perché in quella attività stiamo praticando l'apertura in ogni momento della nostra vita a ciò che Dio vuole darci. Stiamo praticando la ricettività in modo più efficace. Più che meditiamo, più la nostra vita, il nostro lavoro diventa una cosa in sintonia con la meditazione, una cosa che è in armonia con il nostro più alto sé. E più che il resto della vita è così, più siamo ricettivi a quello che Dio vuole veramente darci. E questo è importante per ciò che veramente sta cercando di darci Dio. Non è necessariamente, come ho detto, ciò che vogliamo noi in questo momento, ma per Dio la prima cosa che può darci, che vuole darci, è il suo amore e la coscienza cosmica, la coscienza molto oltre ciò che noi forse in questo momento pensiamo capace di poter ricevere. Tra un po' facciamo la cerimonia della luce e questa cerimonia parla di ciò che Dio sta cercando di darci se noi siamo ricettivi. Spesso quando entriamo ogni settimana in una cerimonia, possiamo diventare un po' pigri, possiamo diventare un po' non attenti a ciò che la cerimonia è stato creato per aiutarci a fare. E questa cerimonia è proprio fatta per aiutarci ad essere ricettivi, per poter avere il potere di divenire figli di Dio. E questo viene detto nella cerimonia della luce. Vediamo questo piccolo uccellino che pian piano impara durante le sue esperienze della vita che ciò che lui cerca, ciò che lui vuole e la luce che cerca è già dentro di sé. E parla del fatto che è nell'ignoto, in ciò che non ancora conosciamo, che troveremo ciò che vogliamo avere. Chi di noi ha già la coscienza cosmica? Chi di noi ha già la coscienza cristica? Ha già l'esperienza dell'estasi? Tutto questo per noi è ignoto, non è la nostra esperienza ancora. E allora perché attaccarci a quello che conosciamo già? No? Perché quello che conosciamo già, pian piano aumentando quell'esperienza, può portarci dove vogliamo, ma se rimaniamo dove siamo, tra quello che conosciamo, non arriviamo dove vogliamo veramente essere. E l'ignoto è quello che è oltre il buio, no? L'uccellino sperimenta il buio, ha paura, no? E poi
sente la voce che dice che ciò che stai cercando viene a te attraverso l'ignoto. Devi aprirti a questo per poter arrivare oltre. Credo che voi tutti avete sentito parlare conoscete San Giovanni della Croce. È uno dei mistici più ispiranti, no? La sua vita non era una vita facile. Si dedica a Dio e arriva alla tortura, a tutte le prove dell'Inquisizione. Sta in prigione, torturato, ammalato. Forse non arriverà indomani vivo. E arriva questa voce che dice: vai via da qui, no? Questo non è per te. E lui non sa come, ma ci sono le lenzuole, lui mette tutto insieme, arriva fuori la finestra che è molto alta, e per quello che non sono le barre, credo, perché è troppo alto per scappare, ma lui va fino in fondo, è pieno buio, no? non vede niente, e sta scappando per via di queste lenzuole. Arriva alla fine della lenzuola, non sa cosa c'è sotto, non sa quanto c'è ancora, ma lascia andare. Si fida in Dio, cade in un mucchio di rifiuti, e perché c'era un cane che stava cercando qualcosa da mangiare in tutto questo, che aveva paura e è scappato. San Giovanni della Croce, non vedendo niente, seguiva l'abbaio del cane e correva dietro il cane. Il cane lo ha portato alle porte del convento di Teresa di Avila, e lì lo hanno accolto, lo hanno curato, e così è stato salvato in quel momento, e poi è morto dopo, non in quel momento. Ma questo uomo, questo santo, parla e scrive della notte buia dell'anima. Non avete sentito questo? Viene da lui, la notte buia dell'anima. E leggendo quello che lui scrive dell'esperienza, si capisce. Lui parla anche della notte buia dei sensi. Lui parla del progresso che fa dall'estasi di essere più il desiderio, grande amore per Dio, per Cristo. E poi dopo arriva il fatto che non sente più gioia nelle cose dei sensi, ma nessuno, nel mangiare, nei profumi, in tutto quello che i sensi possono portare, non sente niente di appagamento di quello che sta cercando, e diventa proprio un buio per lui. Ma quello che è ancora più difficile è il buio che arriva quando neanche le pratiche spirituali, le tecniche, la meditazione, la preghiera, niente di quello lo porta quello che aveva sentito prima, e sente che Dio non c'è più nella sua vita, che non c'è più l'amore, che non c'è niente. E lui dice che questo momento è necessario per l'anima che pensa ancora che può diventare figlio di Dio attraverso le cose esterne e attraverso anche le pratiche spirituali. Arriva a un momento di totale buio in cui l'unica cosa che può fare è di abbandonarsi completamente a Dio. E questo, dice lui, è lo scopo di questa
questa notte di buio dell'anima che può durare un giorno per chi è cosciente e lascia andare, può durare degli anni, delle vite per persone che si aggrappano sempre di più alle cose del mondo. Per chi vuole diventare figlio di Dio nel senso di essere come Cristo, essere come questi figli di Dio, deve poter abbandonarsi completamente nelle mani di Dio. E questo non vuol dire non agire, non vuol dire non essere attivi. Dobbiamo agire, ma in modo che sappiamo che non siamo noi, che è Dio in noi, che diamo tutto a Dio, che è Lui che agisce attraverso noi. Questo abbandono è ciò che porta l'esperienza del samadhi, dell'estasi. E Yogananda dice sempre che questo è oltre ogni esperienza che possiamo avere della gioia, della felicità, che questa esperienza di lasciare andare tutto ciò in noi che è una limitazione di ciò che siamo, porta un'estasi, un'esperienza di proprio di beatitudine. E ogni giorno vogliamo ricevere le opportunità che Dio ci dà per pian piano lasciare quelle cose che non ci portano dove vogliamo andare. Ricevere queste opportunità, abbracciarli e agire in modo che ci liberi da queste limitazioni. Vogliamo vivere l'avventura dell'ignoto, no? L'avventura di quello che non conosciamo. San Giovanni della Croce non sapeva, buttandosi fuori la finestra, quanto doveva cadere, no? Era ignoto. Andando avanti nel buio non sapeva, andando avanti nel buio dell'anima non sapeva, ma si è offerto sempre più profondamente in questo ignoto per poter arrivare alla conoscenza di ciò che noi siamo in verità. Che è un figlio di Dio, che è figlio della luce. È questo che dice la cerimonia della luce: figli della luce, rinunciate al buio.